Buongiorno, oggi andremo a preparare una tisana allo zenzero. Allora, questa tisana allo zenzero è davvero un vero e proprio toccasana, perché infatti aiuta a dimagrire e a combattere i sintomi influenzali e anche il mal di gola. In più è un ottimo digestivo, perché allevia l'acidità dello stomaco, riducendo la formazione sia di aria nello stomaco che nell'intestino, ed è adatta anche contro la nausea e il vomito. Allora, gli ingredienti sono 1 litro d'acqua che io ho inserito già all'interno di un pentolino, acqua minerale naturale, poi ci servirà un cucchiaio di miele, ci serviranno 25 g di zenzero, questa è la radice di zenzero che andremo a pelare, e 2 limoni. Allora, passiamo subito al procedimento. Adesso andrò a pelare la nostra radice di zenzero. Allora, una volta che l'abbiamo pelata, l'andiamo a tagliare a fettine. Allora, una volta che l'abbiamo tagliata, la radice di zenzero, andiamo ad inserire all'interno dell'acqua. Prendiamo un limone e lo andiamo a pelare, privandolo completamente anche della parte bianca. Ok, poi lo andiamo a tagliare a metà e lo andiamo a versare all'interno del nostro pentolino. Con il secondo limone ci tolgo il primo pezzo e ci faccio una fettina e la tengo da parte perché la vado ad inserire all'interno della tazza, dove poi andrò a versarci la tisana che berrò una volta pronta. Con il restante limone vado a pulirlo e vado ad inserirlo sempre all'interno del nostro pentolino. Ok, lo taglio a metà e lo inserisco all'interno del pentolino, che vado poi a posizionare sui fornelli. Ok, a questo punto aspettiamo che inizia a bollire. Allora, come vedete, sta per iniziare a bollire. A questo punto io abbasso la fiamma e imposto il timer per 5 minuti. Allora, sono passati 5 minuti. A questo punto vado a spegnere la fiamma e vado ad aggiungere un cucchiaio di miele. E lo lascio sciogliere. E a questo punto la nostra tisana è pronta. Quindi adesso la andremo a filtrare e la andremo a conservare in una bottiglia di vetro. E ne potremo bere una tazza al pranzo e una tazza anche dopo cena. Ok, ho posizionato un colino all'interno dell'imbuto, così ci vado a versare la tisana. E adesso vado a versarla anche nella tazza. Lascio intiepidire e poi la bevo. Questa tisana ha un gusto davvero buonissimo. È talmente dolce e piacevole che ve ne innamorerete. La potete bere sia fredda che calda, quindi d'estate potete aggiungerci dei cubetti di ghiaccio e anche di qualche foglia di menta fresca. E a questo punto la ricetta è terminata. Come sempre, giù nelle info vi lascerò la ricetta completa. Se vi è piaciuta mettetemi un mi piace e se volete iscrivetevi anche al mio canale. Vi lascio alla prossima ricetta, un bacio!